Buongiorno, sono Francesco Cardin, sono esercente, personalmente esercente cinema sulla piazza di Monza, sulla città di Monza dal 1960, comunque la mia famiglia era su Monza già dal 1940. Le cose sono completamente cambiate da allora ad oggi, tenete presente che negli anni 60 Monza era l'undicesima città d'Italia in valore assoluto come presenze. Oggi come oggi quei valori ce li scordiamo. Infatti da una decina di monosale di una certa rappresentanza siamo passati a tre sale, di cui due bisale e una trisala. Quindi tutto viene riproporzionato e purtroppo non sono più i tempi di allora. Troppe possibilità di tempo libero, si contendono le poche persone disponibili a trascorrere con noi le serate. Comunque in tutto questo calo di presenze, vi dicendo, gran parte anche causato dal proliferare di multiplex con molte sale nei dintorni, nell'hinterland di Monza e naturalmente, essendo quello il numero di spettatori, dividendo per più possibilità di svago, hanno portato a creare su Monza uno stato di malessere commerciale. I tre immobili destinati al cinema rimasti sono Teodolinda, il Capitol e il Metropol. Sono stati il Capitol e il Teodolinda, li ho gestiti io e quindi è stata fatta una valutazione su avere meno posti per singola sala e avere più possibilità di scelta per lo spettatore. D'altra parte una bisala o una trisala non può competere con altre costruzioni che hanno 10-12 schermi e quindi tutto viene ridimensionato sulle capacità e sulle offerte. La situazione direi che è quasi completamente cambiata, mentre prima era tutto il film commerciale, in linea di massima che sosteneva le attività economiche dei cinema. Oggi come oggi ci sono iniziative personali, particolari come al cinema con il tè, in cui si fanno determinati tipi di offerte, o hai mai provato di sabato pomeriggio con altri tipi di riduzione, e poi ci si è specializzati sul film di qualità. Il film di qualità oggi come oggi è una grossa parte di sostegno delle sale.